Ciao ragazzi, sono tornato, ma questa non sarà più la mia postazione. Non abiterò più con i miei, prevalentemente. Volete vedere la mia nuova postazione? Allora seguitemi. Company! Sì? Sì. E cosa vuoi? Sì, sono te. Ah, sì, tu. E cosa vuoi? Sto giocando a Wii U. Ma cosa me ne fai che stai giocando a Nintendo Wii U? Io ho preso Nintendo Switch. Ah, bene, hai portato Switch. Ciao, vieni dentro. Dai, sali, facciamo l'unboxing. Ma perché devi comandare sempre te stesso? Picabale! Invece di star lì a dire cagate, perché non mi materializzi Switch sul nostro tavolo unboxing e tutta la sua mercanzia? Bene. Va bene ora? Sì, però sono stufo di parlare con me stesso. Ma parli sempre con te stesso? Tu sei pazzo. Cioè, siamo pazzi. Basta, basta. Cambio assistente. Via, via, via. Adesso meglio. Ma prima vi mostro casa Company. Il jazz in camera mia. Bagno orrendo, però sempre un ottimo posto per giocare al 3DS e ora anche a Switch. Cucina e soggiorno e ora unboxing. Lato A, logo Nintendo Switch, console con la dock station e i Joy-Con. Lato B, la console senza dock station. Lato laterale A, illustrazioni della console. Lato laterale B, informazioni sui componenti della scatola. Lato superiore, lato inferiore. Donkey Kong, aprimi la scatola per favore. Nella prima scatoletta i due Joy-Con, blu, rosso, e la console. Nel lato inferiore abbiamo tre sezioni. Prima sezione, manuale di istruzioni. Abbiamo la vaga cavetteria, i cavi di alimentazione, il cavo HDMI. Nella seconda sezione, i laccetti del Joy-Con e il grip per mettere i Joy-Con. E invece nella terza sezione, ultima ma non ultima come importanza, la dock station, che ci permette di giocare sul televisore inserendo semplicemente la console qua. Clic, passiamo ai giochi. Queste sono le confezioni, come potete vedere, di Zelda Breath of the Wild e 1-2-3 Switch, no, 1-2 Switch, scusate. Le confezioni sono molto piccole, ma non abbastanza piccole perché le cartucce sono molto più piccole. Quindi dal mio punto di vista c'è molto spreco, però le trovo gradevoli. Passiamo al Pro Controller. Donko, pensaci tu di nuovo, va. Grazie Donko, mangiati la banana, va. Il Pro Controller apparentemente sembra molto comodo, molto di più rispetto a quello del Wii U. Peccato che non ci sono i grilletti analogici. Sembra quasi più comodo di quello dell'Xbox One. Bene, unboxing terminato. Grazie per la visualizzazione. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Nella prima sezione troviamo i cavi di alimentazione, il cavo HDMI e il... Aspetta... Ma chi cazzo è che rompe adesso? Stop! La console direttamente sul televisore, inserendola semplicemente soltanto con un gesto lì dentro. Io che ho avuto sta idea. Captain Falcon, pensaci tu stavolta! I laccetti del Joy-Con, ce ne dovrebbero essere due, solo che la mia assistente me ne ha dato solo uno. E il grip per mettere i Joy-Con.